Della parapsicologia, sesta puntata. Grazie, buonasera, benvenuti. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta, siamo alla sesta puntata di Mister O. Siamo arrivati a metà del nostro viaggio nel mondo del paranormale. Tra un ospite e un altro, una polemica e un'altra, ce l'abbiamo fatta. Sesta puntata, ancora altre sei serate per stare insieme. Quella di oggi è una puntata incandescente. Quelli che hanno visto il nostro collegamento alle 8.30 sanno perché, ve lo spiegherò più tardi per tutti gli altri. Intanto vi devo dire che non abbiamo ancora trovato Dalli, la bassottina di 10 anni che abbiamo cercato di ritrovare insieme all'aiuto di un sensitivo la scorsa settimana. Molte persone l'hanno visto nei dintorni di Crema, però nessuno è riuscito a fermarlo e a portarcelo. Speriamo la settimana prossima di darvi qualche notizia di più, qualche informazione ulteriore. Poi devo dirvi che siamo riusciti a metterci in contatto, su invito di alcuni scienziati italiani, ve l'avevo avvisato già 15 giorni fa, con il Comitato Americano per gli Studi sui Fenomeni Paranormali. E abbiamo invitato un membro di questo comitato. Giovedì prossimo abbiamo invitato ufficialmente uno psicologo, il professor Ayman, che sarà quindi, speriamo, qui con noi. Inviteremo altri studiosi che la pensano in maniera diversa. C'è dunque area di dibattito e speriamo che sia un dibattito chiarificatore. Prima di andare avanti, un saluto. Un saluto ai 60 giornalisti presenti nello studio Fiera 1 in diretta qui da Milano. Sono venuti a trovarci, vogliono vedere com'è la sesta puntata di Mister O, com'è questo giro di boa e come sono i personaggi e gli esperimenti di questa importante puntata. Ma chi sono, che cosa fanno? La risposta al nostro sommario, al sommario del numero 6 di Mister O. Riceviamo in diretta un messaggio dall'ignoto, la telescrittura di Anita. Si può vincere la forza di gravità, l'impressionante levitazione di uno sciamano africano. Profumo di mistero per l'esperimento col pubblico di Evelyn Dissot. Incredibile ma vero, la passeggiata sui carboni ardenti di Larissa Vilenskaya. Eh sì, consentitemelo, è proprio incredibile passeggiare a piedi nudi su 4 metri di carbone ardente. È quello che dovrebbe succedere fra un po' in diretta sui vostri teleschermi e qui in diretta da Milano. È un fatto incredibile, mai visto da nessuno, da pochissime persone, e che resta difficile da accettare. Vedremo veramente se questa cosa succede. Abbiamo trovato una persona, una signora di origine sovietica, che ha detto che può fare questa cosa, anzi che l'ha fatta già molte altre volte. È emigrata dall'Unione Sovietica nel 79, dove già svolgeva studi parapsicologici, ed oggi vive in America, a San Francisco, in California, dove dirige una rivista che si occupa di parapsicologia. Sentiamo da lei come le è venuto in mente di fare questa strana attività. La invitiamo insieme alla nostra autrice, alla nostra esperta, e allora entrano subito qui con noi Paola Giovetti e Larissa Vilenskaya. Buongiorno.
Eccoci, siamo arrivati, un bel terzetto. Il terzetto è la persona più importante, proprio lei, la nostra, sì, Larissa Vilenskaya. Sta per affrontare questa prova. Una prova grandissima. Direi piuttosto difficile. Larissa, signora Vilenskaya, ci spieghi subito come le è venuto in mente un paio di anni fa di cominciare a fare queste strane passeggiate? Well, I understand that it sounds very strange. Capisco che possa apparire piuttosto strano. Da più di 15 anni ho studiato e studio i potenziali umani. Sono stata sufficientemente fortunata nell'incontrare della gente dotata che poteva vedere con le proprie dita invece che con gli occhi. Due anni fa ho incontrato un altro studioso di grande interesse, un californiano, Tolly Birkin, il quale annunciò che in 3 o 4 anni sarebbe riuscito ad insegnare a camminare sui carboni ardenti in soli 4 anni, in soli 4 ore. Quindi io mi sono recata ad uno dei suoi seminari in qualità di giornalista, dal momento che ero editrice di questo giornale, PSI Research, e ho riscontrato e ho visto questi esperimenti e ho visto che questa era una dimostrazione dei grandi potenziali che avevamo, che tutti noi avevamo, e quindi mi sono avvicinata a Tolly Birkin e gli ho detto: ecco, vorrei veramente riuscirci, e vorrei insegnarlo. Ecco, adesso lo insegno, sono in grado. La signora è tranquillissima, speriamo che le cose vadano bene di qui a 10 minuti quando faremo questo eccezionale esperimento. Intanto volevo chiedere a Paola, la nostra esperta, dal punto di vista parapsicologico, l'importanza di una cosa del genere, l'importanza di camminare sui carboni ardenti. L'importanza è grandissima, perché credo sia il fenomeno più straordinario al quale possiamo assistere. Se pensi che lei camminerà su un tappeto di fuoco di 600-700 gradi centigradi, si capisce benissimo che è un fenomeno straordinario. Ti devo deludere, dal punto di vista parapsicologico non sappiamo come vadano le cose, non sappiamo che cosa succeda. Stiamo vedendo in questo momento le braci che ardono al piano di sopra, nel cortile del Fiera 1, dove si svolgerà l'esperimento. Cioè, non sappiamo cosa succede in una persona che decide di camminare sopra queste braci. Sappiamo soltanto che questo fenomeno è riscontrato da tempo un po' in tutto il mondo, ne parleremo più tardi con un esperto, però che cosa succede, come funzioni, non lo sappiamo purtroppo. Speriamo con l'esperimento di Larissa di saperne di più. Senti Larissa, piuttosto io volevo chiederti questo: tu hai detto prima che questo fenomeno straordinario è accessibile a molti, che tutti possano imparare, ora ad evitare imitazioni pericolosissime, vogliamo chiarire come stanno le cose, perché tutti possono imparare, ma probabilmente ci sarà un grosso training, sarà necessario prepararsi a fondo. È facile quando lo si sa fare, ma vorrei chiarire senza ombra di dubbio: non tentatelo da soli. E lo ripeto due volte: non tentatelo, perché ho parlato con medici che hanno dovuto curare delle ustioni e mi hanno detto che se una persona accidentalmente cammina sul fuoco, su carboni ardenti, è ovvio che potrà persino avere delle ustioni di secondo e terzo grado e quindi dovrà poi esporsi a diverse operazioni. Ma comunque, lo ripeto, non vale assolutamente la pena, è molto pericoloso fare questo esperimento senza alcun addestramento. Oh, la signora, come avete sentito, si raccomanda di non provarci. Io credo che non ci siano problemi, io non ho nessuna intenzione, credo che anche voi abbiate intenzione di passeggiare sui carboni ardenti. Questo esperimento si svolgerà fra una decina di minuti, bisogna preparare le ultime braci, anche la signora Vilenskaya si deve preparare, la invitiamo allora ad andare a prepararsi e noi ci vediamo fra 10 minuti. E buona fortuna. Grazie. 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 Grazie a me. E mentre la signora Vilenskaya va a preparare questo eccezionale esperimento, noi parliamo di un altro argomento, forse meno spettacolare ma sicuramente molto interessante. Qualche puntata fa, come forse ricorderete, vi abbiamo mostrato un pittore che riusciva a dipingere, si chiamava Gasparetto, spinto da mani ignote, da forze ignote. Oggi facciamo un discorso molto simile, non si tratta di pittura, si tratta di scrittura. Parliamo infatti di scrittura automatica. Paola Giovetti, questi messaggi che arrivano dall'ignoto attraverso la scrittura automatica, che cosa sono e come ci arrivano?
Ma questo della scrittura automatica è un fenomeno relativamente diffuso nel campo tra i sensitivi. Ce ne sono tanti, infatti, che dimostrano di sapere scrivere appunto automaticamente, il che vuol dire in maniera non consapevole, senza avere coscienza di quello che fanno. Loro soggettivamente hanno la sensazione che la loro mano si muova da sola, senza che loro partecipino in alcun modo a quello che viene fatto, tanto che ignorano completamente i contenuti, spesso è soltanto rileggendo dopo che si rendano conto di quello che hanno scritto. Questi contenuti tante volte sono ben superiori alle capacità conoscitive di queste persone, sono uscite fuori romanzi, poesie, cose interessantissime, e la parapsicologia si occupa molto volentieri di questi fenomeni perché attraverso essi, oltre ai grossi contenuti, escono fuori anche fenomeni telepatici, chiaroveggenti, precognitivi e così via. Quindi in questo senso la parapsicologia se ne occupa ampiamente. Ecco, noi abbiamo pensato di farvi vedere un esempio di scrittura automatica. Abbiamo invitato una signora che la fa, ogni tanto capita, le capita di scrivere in questa maniera molto particolare, vuole mantenere l'anonimato, allora noi andiamo a parlare con lei e la chiameremo semplicemente signora Anita. Ecco, la signora Anita è già seduta di spalle, la vedete appunto, potete vedere soltanto le sue spalle perché non gradisce essere riconosciuta. Signora Anita, buonasera, innanzitutto grazie di essere venuta. Mi spiega rapidamente perché non vuole che si veda il suo volto? Perché non desidero pubblicità e non desidero farmi conoscere appunto per questo. Ma questo vuol dire che lei non si occupa spesso di questi argomenti? Assolutamente no. Ho capito, ecco. Mi raccontava poco all'inizio, poco prima della trasmissione, che si è accorta quasi per caso di possedere queste capacità. Sì, certo. E in seguito un'amica appassionata in queste cose paranormali mi ha indicato il modo come potrei eventualmente mettermi in contatto con l'aldilà. Io incuriosita poi a caso ho provato diverse volte finché la penna si è cominciata a muovere in modo molto strano. Ma la sua amica le aveva detto esattamente come tenere la penna, perché una caratteristica di queste produzioni automatiche è che spesso la penna viene tenuta in modi veramente molto strani. La sua amica le aveva detto come fare o il metodo l'ha trovato lei? Ma quasi l'ho trovato io, lei mi aveva dato un inizio. Poi io provando, ora ad una mano, ora sull'altra, appoggiando il pennarello, perché mi anche stancava aspettando, e pian piano la penna si è cominciata a muovere da sola. Signora Anita, vogliamo spiegare a chi ci segue da casa quali sono i contenuti di questi messaggi? Che cosa scrive lei? Tra l'altro mi ha detto che scrive cose anche eccezionali che lei non potrebbe scrivere, quanto mi dice. Beh, mi scrivono tante cose, anche belle, spirituali, e poi anche in lingue straniere. Ecco, questo è un fatto da sottolineare, cioè la signora ci dice che quando scrive in questa maniera, con la scrittura automatica, riesce a scrivere in lingue che non conosce, che quindi non dovrebbe essere in grado di scrivere. Quali sono queste lingue, per esempio? Per esempio l'inglese, il tedesco e il sloveno. Ecco, quello di scrivere lingue ignote è uno dei fatti più straordinari e più difficili che possano capitare, cioè è uno dei fenomeni paranormali più interessanti che possono capitare nel corso di queste scritture. Interessantissimo, direi, è anche il modo in cui la signora scrive. Ce lo vuole descrivere, certo. Ce l'ha fatto vedere nei giorni scorsi, è veramente incredibile, perché non sembra possibile che con una penna tenuta in questo modo uno possa scrivere. Credo poi che agevolmente i nostri telespettatori potranno provare a casa propria tranquillamente a vedere se riescono a fare altrettanto. Noi ci siamo cimentati tutta una giornata e non ce l'abbiamo fatta. Quello che va detto è che la signora non va in trance, cioè resta vigile e può continuare a fare altre cose, a parlare con altre persone mentre scrive. Cercheremo di dimostrarvelo più avanti. Intanto forse possiamo chiedere alla signora di farci vedere come scrive e soprattutto di vedere se può farci arrivare dall'ignoto, come abbiamo detto, un messaggio. Intanto vediamo la tecnica, ecco. Ecco, la tecnica è questa. Io appoggio il pennarello alla mano, che è un oggetto inerte. Insomma. Intanto la mano è la sinistra, non la destra. Sì, la che signora... non è la mia mano. No, lei non è mancina. Io appoggio il pennarello. Quando il pennarello comincia a muoversi, si attacca letteralmente alla mano e comincia a pulsare come fosse vivo. Comincia già a muoversi. Sta già cominciando a muoversi. Quindi vuol dire che la signora si è già messa in contatto con il mio spirito guida. Col suo spirito guida e sta già scrivendo qualche cosa. Noi ci auguriamo che questo qualche cosa sia un messaggio per noi. Spesso questi automatisti scrivono delle cose molto belle dal punto di vista spirituale. Ecco, lasciamola lavorare, guardiamola mentre lavora.
Diamole qualche secondo. Vediamo. Certo, sì, sì. Lei però non è disturbata dal nostro. No, no, presente. Potete parlare liberamente. Ecco, la scrittura, fra l'altro, come si vede, avviene non da destra, da sinistra a destra, ma dall'alto al basso. E poi la signora, per leggere quello che ha scritto, deve girare il foglio, perché altrimenti non sarebbe possibile farlo. Quindi anche questo è un elemento molto strano e molto particolare. Paola, ti propongo una cosa. Stiamo in silenzio per qualche secondo, certo. E poi facciamo una domanda alla signora Anita e vediamo se riesce a risponderci mentre continua a scrivere. Signora Anita, mentre lei continua a scrivere, vogliamo fare questa prova. Lei sta continuando a scrivere, mi può rispondere a questa domanda? Quante volte lei ha fatto questo tentativo di scrittura automatica? Tantissime volte l'ho fatto. Quanti anni è che lo fa? È già 4 anni. E lei può continuare a rispondermi mentre continua a scrivere, vediamo. Sì. Lei non sa praticamente quello che sta scrivendo. Certo che no. Allora, facciamo una proposta. Lasciamo la signora scrivere in pace per qualche minuto. Vediamo poi che tipo di messaggio riuscirà a scrivere, le arriverà. Noi intanto andiamo a parlare con un testimone diretto della sua capacità. Torniamo nel centro dello studio. Abbiamo chiamato una persona che conosce molto bene Anita, perché ha avuto a che fare con lei, si è rivolta a lei in un momento particolare della sua vita. Invitiamo a parlare con noi l'avvocato Lino Sardos. Buonasera, avvocato. Buonasera, avvocato. Avvocato, benvenuto. Lei ci diceva appunto che voleva parlarci di Anita perché in un momento particolare della sua vita, che noi di cui non vogliamo parlare per motivi di delicatezza, di riservatezza, penso da tutti accettati, lei però ha avuto un contatto con Anita, si è incontrata con Anita. Come è avvenuto e quando? Beh, io per la verità ero completamente contrario a rivolgermi a paranormali, per le ricerche che stavo facendo di mio figlio Andrea, che era stato ucciso in circostanze misteriose. E in questo tentativo, prima un padre carmelitano e poi un padre francescano mi hanno consigliato di rivolgermi in sede paranormale. E io ho seguito il consiglio, ho avuto delle esperienze molto deludenti, essendomi rivolti a molte persone, dalle modalità, dei tipi di scrittura più diversi, e quindi ero completamente deluso quando ho avuto l'occasione di conoscere fortuitamente la signora Anita, la quale ha accettato, in considerazione della situazione in cui mi trovavo, ha accettato contro ogni sua prassi, perché aveva abbandonato questo tipo di esperimenti perché si era un po' spaventata quando ha sentito, si è accorta che traducevo in lì, capitavano messaggi in lingue diverse, l'ha spaventato e l'ha abbandonato. E quindi ha accettato di fare con me, e devo dire solo con me, per questo io ne sono testimonio. È l'unico testimone, è l'unico testimonio di questa sua produzione. Ed è un'esperienza che dura già dal febbraio dell'83. In che cosa l'hanno colpita così favorevolmente? Tutte le caratteristiche sono tali da destare molta serietà. Punto primo, come avete dimostrato, il pennello, non è la mano umana che muove il pennarello, ma il pennarello si muove lui stesso in una posizione. È una forza sconosciuta. Noi in parapsicologia parliamo di energia psicocinetica, ecco, energia psicocinetica, che mette in movimento, ecco, che certamente proviene dal medium, però bisogna vedere chi è l'ispiratore di queste risposte che vengono date da questa energia, e che per alcune possono provenire presumibilmente dal medium stesso, dalle persone che sono attorno. Certo, è un campo tutto aperto questo qui delle interpretazioni, appunto. Completamente, non possiamo proprio naturale dire assolutamente niente. La signora ci diceva prima che lavora sempre gratuitamente quando lo fa per lei, quindi questa è un'altra delle sue caratteristica della sua attività, il completo e assoluto disinteresse, perché essa non vuole nel modo più assoluto nessun compenso.
non vuole nessuna notorietà, anzi, come vedete, abbiamo visto che non l'abbiamo potuta vedere neppure in viso. Non vuole neanche che altri si rivolgano, perché non vuole turbare la sua vita privata, quindi lo fa senza più piccolo interesse. Solo anche qui da noi è venuta solo per amore della ricerca, per consentirci di vedere. Di assistere a questo fenomeno. Avvocato, io volevo chiederle una cosa, purtroppo in conclusione. Sì. Che tipo di conclusioni, appunto, di conseguenze ha tratto da questa sua esperienza? Una conclusione che mi pare molto doverosa e logica. Io sono testimonio di fatti veramente eccezionali che, meditati con al lume della logica, al lume delle esperienze, lasciano molto perplessi. E quindi io trovo che di fronte ai fatti non bisogna mai aver paura, anzi bisogna cercare i fatti di conoscerli e di comprenderli. E quindi io ritengo dovere, di fronte a queste esperienze di cui sono testimoni, oltre che per un certo interesse che io stesso ho nella cosa, di scrivere un libro che uscirà in autunno proprio col titolo Dovere di una testimonianza, nella quale porterò a conoscenza dei competenti, a conoscenza dell'opinione pubblica, i fatti documentati, perché sono tutti documentati. Ecco, questo è l'atteggiamento giusto da avere nei confronti di questo fenomeno. Benissimo. Documentare e mostrare. Ecco, noi abbiamo anche registrato la sua testimonianza, come abbiamo sempre fatto fino adesso, lasciando ovviamente interpretazioni e considerazioni a chi ci segue da casa, anche perché fenomeni di questo genere hanno le interpretazioni e le spiegazioni più diverse e più discordanti, anche spesso e volentieri. Se non le dispiace, avvocato, noi vorremmo andare a vedere che cosa Anita ha continuato a scrivere. Noi l'abbiamo vista mentre parlavamo, continuare a scrivere. Vediamo che tipo di messaggio ha scritto forse per noi di Mister O. Andiamo allora a vedere la signora Anita, che intanto continua a scrivere. Signora Lemi, mi posso parlarle un attimo? Sì. Io non so, lei si vuole interrompere o vuole continuare a scrivere nel frattempo? Non posso interrompere, perché è come una mancanza. È perché noi volevamo sapere che cosa ha scritto in questi minuti che parlavamo con durante i quali parlavamo. Deve continuare il messaggio fino alla fine. Purtroppo però ci sono gli scontri fra le esigenze del paranormale e quelli della tecnica e della televisione. Bisognerebbe lasciarla scrivere e continuare con un'altra cosa e poi vedere quando è finita, perché non può interrompere il messaggio che sta ricevendo. Non si può interrompere, signora, secondo lei? Possiamo provare a leggere forse quello che ha scritto finora? E bisogna capovolgere. E poi possiamo continuare a leggere. Io credo dopo. Che si può continuare quello che c'è da fare e il messaggio lo si legge dopo. Aspetti, avvocato, vediamo prima se riusciamo a leggere quello che è stato scritto fino adesso. Interrompo allora. Magari, se fosse possibile, mi dispiace, ma purtroppo sono esigenze che spero il nostro pubblico a casa possa capire. Ecco, la signora è riuscita a interrompere, mi dispiace, gliel'ho chiesto. Papà, pensa. No, papà, scusa, ma devo rivolgermi agli altri, in special modo ai sordi che non vogliono sentire. Chi seminerà il male, raccoglierà il male. Chi? Poi interrotto. Peccato che abbiamo dovuto interrompere. Come Paola ci ha detto, sono messaggi che hanno un contenuto anche spirituale. Abbiamo visto dall'inizio di questo discorso sul male e sul bene. Ci dispiace non poter andare avanti, purtroppo. Abbiamo voluto mostrarvi un fenomeno che è sicuramente un fenomeno non normale. Per quanto ci riguarda ci sembra molto simile a quello del pittore Gasparetto, e come nel suo caso dicemmo che c'era una spiegazione che era quella che forniva il pittore, tante altre spiegazioni scientifiche, psicologiche di vario genere, anche questa volta vi ricordiamo questo risvolto. Abbiamo assistito a un fatto, soprattutto il fatto tecnico eccezionale, questa signora che riesce a scrivere in questa maniera molto particolare. Per quanto riguarda il contenuto e la nascita di questo messaggio, tutte le interpretazioni sono possibili e sono aperte, e lasciamo a voi che siete a casa di scegliere quella che preferite. Dobbiamo chiudere qui questo argomento. La signora sta continuando, magari vedremo più tardi. Può essere che dopo possiamo leggere qualche altra cosa. Per il momento ringraziamo molto l'avvocato Sardos e la signora Anita. Vi dovete scusare, ma vi rendete conto che fare questo tipo di esperimenti in diretta è una cosa estremamente difficile, estremamente complicata? Avete notato qualche problema di tempi o di movimenti, ma è proprio perché nessuno di noi sapeva prima che cosa sarebbe successo, che tipo di messaggio sarebbe venuto fuori e con quali tempi. Noi messaggi cerchiamo, a volte lunghissimi veramente, che richiederebbero ore. Noi cerchiamo di fare quello che è possibile per inseguire questi fenomeni che non a caso si chiama paranormali e che non è possibile prevedere in un preciso lasso di tempo.
Dobbiamo cambiare argomento e arrivare al tema incandescente della serata di oggi, alla nostra camminata sul fuoco, un esperimento che si presenta eccezionale in quanto tale, poi vedremo se riesce e vedremo che tipo di spiegazione potremo tentare di darne. Raggiungo la signora Wilenskaya, che è già vicino al suo tappeto di braci ardenti, e vi lascio con un'altra cosa, anche questa molto interessante e tutt'altro che normale, con Paola Giovetti. Buona fortuna. Ecco, in attesa che Alessandro scenda e che si possa assistere a questa passeggiata sul fuoco, noi vi mostreremo un altro fenomeno straordinario, un fenomeno che insieme all'incombustibilità, cioè la possibilità di passeggiare indenni sulle braci, è tra i due, diciamo, più incredibili che la parapsicologia studi, è la levitazione. La levitazione, anche questa, è un fenomeno inspiegabile, non sappiamo che cosa renda alcuni capaci di sottrarsi alla forza di gravità. Noi avremmo voluto, come sempre, portarvi qui in studio qualcuno in grado di fare questo, ma non ce l'abbiamo fatta. Allora abbiamo trovato un bellissimo filmato girato in Africa da un regista tedesco che si chiama Rolf Olsen, che è un regista specializzato nell'impresa dell'impossibile. Se la regia ci manda il filmato, cominciamo a vederlo. È la levitazione di uno sciamano che si chiama Ovaku e che vive nel Togo. Questo team cinematografico ha dovuto faticare molto prima di convincerlo a farsi filmare da degli europei che lì sono quasi sconosciuti praticamente in questo piccolo villaggio sperduto. Qua vediamo lo sciamano, il sacerdote del paese, che sta girando intorno al cerchio sacro. Lui è stato tutta la giornata in meditazione, l'abbiamo visto prima sulle rive del fiume, pregando gli dei del fiume di aiutarlo in questa impresa, che è un rito che viene compiuto ogni anno a fini propiziatori, all'interno naturalmente di una cerimonia religiosa. È stato Ovaku tutta la giornata in meditazione, sia per chiedere ai suoi dei di consentirgli di compiere ancora una volta questo rito, sia per consentire agli europei di filmarlo. Ecco, ha fatto un cerchio di fuoco, è calata le tenebre. Vediamo qua la sua popolazione intorno che batte i tamburi ed eccolo qui, lo vediamo che si sta sollevando. È una cosa incredibile, eccolo, è felice perché è riuscito in questa impresa. Siamo sicuri che non ci sono trucchi, il regista è una persona di assoluta affidatezza, ha fatto girare i suoi uomini con le telecamere tutto intorno allo sciamano, sono stati lì tutto il giorno a controllare il posto. Ecco, Ovaku fa un'altra levitazione, perché sono cose che richiedono un'energia incredibile e che sembrano durare alcuni secondi e poi l'energia finisce, quindi lui deve tornare a terra e poi riprende quota. Ecco, qua lo vediamo in alto, purtroppo è buio, non lo si vede molto, lui grida, continua a invocare le sue divinità, quasi che vogliono continuare ad aiutarlo a rimanere in questa insolita e scomodissima posizione. Eccolo, continua, è veramente una scena impressionante. Mi diceva il regista, che ho avuto l'occasione di incontrare, che lui aveva l'impressione che questo sacerdote, questo Ovaku, fosse come sospeso su un cuscino d'aria. Ecco, un'ultima caduta a terra e poi ci dovrebbe essere ancora un'altra levitazione. Ecco, qui viene ripreso dal basso, si vedono i suoi piedi per terra e poi improvvisamente lo vedremo sollevarsi di nuovo a mo' di ascensore. Anche questo è l'unica documentazione al mondo esistente su questo fenomeno. Eccolo ancora in alto mentre continua le sue invocazioni, sta dimostrando a braccia aperte di non essere retto da niente, dal resto eccolo, e poi è finita. A un certo punto l'energia che lo ha retto è finita ed ecco Ovaku che per terra, seduto, e poi si sdraia, felice, sfinito, perché questa deve essere stata un'impresa veramente spaventosa. Ecco qua il nostro filmato. Noi adesso passiamo subito la parola al cortile, dove assisteremo alla passeggiata sul fuoco di Larissa Wilenskaya. Eccoci, siamo collegati in diretta con il cortile del Fiera 1 di Milano, dove stiamo per assistere a questo esperimento che ha dell'eccezionale. Ci sarebbe piaciuto avere qui lo sciamano per vederlo levitare davanti ai nostri occhi, non è stato possibile, lo abbiamo visto in filmato. Abbiamo però la signora Larissa Wilenskaya, che ci ha detto davanti ai nostri occhi di poter camminare sui carboni ardenti. Fa un caldo incredibile soltanto a stare vicino a questo tappeto di 4 metri di carboni ardenti. Stiamo per dare il via all'esperimento, la signora si sta già concentrando. Vogliamo fare però prima due o tre cose. Innanzitutto, accanto a me ho un medico, il dottor Alessandro Savani. Buonasera dottore, benvenuto. Io volevo pregarla, lei è un chirurgo plastico, di controllare le piante dei piedi della signora Wilenskaya per essere sicuri che non ci siano sostanze protettive. Prego. Se lo mostrate a quella telecamera lì, per piacere.
Mi sembra un controllo necessario e giusto da fare prima di un esperimento del genere. Il dottore si occupa di chirurgia plastica, quindi è particolarmente indicato per questo tipo di verifica. Dottore, cosa mi dice? Una cute perfettamente normale, quale potrebbero avere qualsiasi persona qua presente. Per cui... Senta, lei che purtroppo per motivi diciamo del suo mestiere tratta molte ustioni, che cosa si aspetta che possa accadere a camminare su dei carboni ardenti? Il minimo è un ustione di terzo grado, se non una carbonizzazione. Addirittura. E la temperatura è piuttosto elevata. Adesso la vediamo, abbiamo infatti qui un termometro. La signora Vilenskaya ci aveva chiesto di raggiungere una temperatura più alta, non ci siamo riusciti. Questo termometro segna 380 gradi circa, non so se può essere inquadrato. Siamo sopra i 350 gradi, ecco, l'avete visto. La signora non è molto contenta perché ci aveva assicurato di poter camminare anche su un tappeto che raggiungeva i 600 gradi, 600-700 gradi di calore. Mi sembra già qualcosa di notevole comunque. Se pensiamo che un'ustione di secondo grado può essere provocata dall'esposizione ad all'acqua calda di 60 gradi per 20 secondi, vediamo a questa temperatura cosa succederà. Facciamo un ultimo tentativo, io qui ho un fazzoletto, il mio povero fazzoletto che farà il primo esperimento di questa serata, vediamo che cosa gli succede a metterlo su questo tappeto di carboni, si sta ecco, comincia a bruciare, prova migliore di questa che ci sia il fuoco lì sotto, voi non lo potete vedere bene perché ci sono dei riflettori molto potenti, ma vi assicuro che è brace che sta ardendo e avete visto insieme a noi in diretta che arde a più di 350-360 gradi centigradi. Il fazzoletto continua a bruciare, io penso che ci possiamo mettere tutti quanti, anche tutti i giornalisti che sono raccolti intorno a noi, in silenzio per consentire alla signora Vilenskaya la concentrazione di cui ha bisogno. Buona fortuna, signora. Come avete visto, insieme a noi in diretta davanti alle telecamere, la signora ha fatto questa camminata che è stata giustamente rapida, ma tale da creare dei seri danni. Io volevo nuovamente la conferma del nostro medico, del nostro chirurgo plastico, dottor Savani. Vuol controllare adesso le piante dei piedi della signora, sempre possibilmente davanti alla telecamera. Direi che la situazione è rimasta immodificata, perfettamente normale la cute, e la cosa non è spiegabile in termini razionali o meglio in termini scientifici. Dobbiamo parlare di qualcosa di più o di diverso. Se volessimo cercare una spiegazione dovremmo andare a vedere quello che è il sistema adrenergico che reagisce in una maniera nei confronti di un insulto termico, ovvero un ustione, e in questo caso ci dovrebbe essere un cambiamento di questo sistema adrenergico, della sua azione, prima ancora dell'evento ustionante. Ci faccia capire, lei che tipo di situazione pensava di trovare sotto quel piede che è passato su dei carboni che abbiamo visto sono a quasi 400 gradi? Mentalmente ho calcolato che siano 5-6 secondi il tempo di percorso, con una temperatura di questa entità, perlomeno una ustione di terzo grado. Cosa che invece non si è verificata. Cosa che non si è verificata. Io penso che su questo possiamo interrompere il nostro collegamento in diretta dal cortile del Fiera 1 e vi ripasso la linea giù in studio. Eccoci di nuovo in studio, ora Larissa e Alessandro ci raggiungeranno. Abbiamo assistito a un fenomeno veramente straordinario che sembra dimostrare che l'uomo qualche volta può andare al di là delle sue capacità, può andare al di là di quelli che sono ritenuti i limiti a lui assegnati. Di questo straordinario esperimento noi vogliamo discutere stasera con un esperto, il professor Tullio Seppilli. Il professor Tullio Seppilli è docente di antropologia culturale all'Università di Perugia.
professore, per necessità di lavoro, si è occupato tantissimo di questi fenomeni e vorrei prima di tutto chiedergli qualche cosa dal punto di vista storico su questo fenomeno che è documentato fin dai tempi più antichi. Che cosa ne sappiamo? Beh, già direi i primi riferimenti risalgono al 1000 prima di Cristo. I primi riferimenti sono dei testi indiani e quindi ci riferiscono appunto di sacerdoti che camminavano sul fuoco. Abbiamo anche riferimenti per l'Occidente. Strabone, un geografo greco che ha soggiornato molto tempo in Italia, che ha vissuto intorno agli anni della nascita di Cristo, riferisce che gli Irpi, una piccola popolazione alle basi del Monte Sorate, fra l'Umbria e il Lazio, usavano una volta all'anno appunto compiere una cerimonia che consisteva appunto nel camminare sul fuoco a scopo rituale. E al giorno d'oggi ci sono ancora persone che camminano sul fuoco? C'è una documentazione molto vasta, anche recente, in molte delle isole. Ecco, la risa sta per arrivare. Eccola qua, tranquilla e serena, cammina con le sue gambe, con i suoi piedi, cosa che forse sembrerà strana, ma eccola qua, in arrivo. Si stava dicendo, professore, delle manifestazioni odierne di pirobazia. Sì, tutto l'isola, eccola. Eccola, arrivata. Bravissima, complimenti. Grazie. Beh, avete visto tutti quello che è successo, possiamo sederci intanto? Certo, sì, riposiamoci. Vi devo raccontare che era incredibile la situazione sua nel cortile del Fiera 1, c'era molto caldo anche per tutti noi che eravamo lì intorno, era particolarmente caldo star lì e c'era una grande attenzione. La signora Virenskaya mi diceva scendendo che un po' è stata disturbata forse dai troppi giornalisti, dai troppi operatori che erano presenti, perché mi ha detto che in altre occasioni riesce a camminare più volte una dopo l'altra, però ecco, non so, forse Paola su questo vuoi intervenire te con Larissa, sì, per tutto quello che è successo in altre occasioni. Io ho avuto occasione di vedere Larissa qualche mese fa eseguire questo esperimento a Basilea nel corso di un convegno, eravamo un gruppo molto più ridotto, molto più piccolo, le braccia raggiungevano la temperatura di 693 gradi e lei ha attraversato il tappeto di fuoco quattro volte una dopo l'altra. Però l'atmosfera era molto più raccolta, devo dire. L'atmosfera in tutti questi fenomeni ha una grossa importanza. Tuttavia ecco, questa impresa... Scusatemi se mi interrompo, stiamo rivedendo al rallentatore le immagini che abbiamo registrato pochissimi minuti fa. Vedete la signora Vilenskaya che sta passeggiando sui carboni ardenti. L'avete visto insieme a me, erano circa 400 gradi. Io in questo caso faccio semplicemente da cronista, vi racconto quello che abbiamo visto insieme. Il passaggio è stato certamente un po' veloce, ma tale, come ci ha detto il dottore, da provocare, l'avete sentito insieme a me, un ustione almeno di terzo grado, cosa che non è avvenuta. Stavamo dicendo, abbiamo interrotto il professore, che ci stava raccontando delle manifestazioni attuali di pirobazia. Sì, dicevo che sono largamente documentate una serie di isole del Pacifico, dalle Figi all'isola della Società, la Nuova Zelanda, in India, in Giappone, c'è tutta una documentazione molto vasta e anche direi nell'area mediterranea. È molto noto ed è stato documentato anche cinematograficamente un rituale, l'anastenaria, che sopravvive in Grecia e parallelamente in Estinari in Bulgaria. Ci sono documentazioni anche sulla Spagna. È dunque un rituale largamente diffuso in molte civiltà extra-occidentali e anche nella tradizione occidentale. Scusa Paola, volevo chiederti una cosa, perché io credo che anche a casa siano interessati di sapere che tipo di sensazioni la nostra signora Vilenskaya prova quando cammina sui carboni ardenti. Non è nulla di speciale, è molto simile alla sensazione che si ha quando si cammina sulla sabbia calda, però per me è fondamentale la concentrazione e in questa particolare situazione con così tanti giornalisti è stato particolarmente difficile concentrarmi. Comunque è importante che io sia di fronte al fuoco, io e il fuoco, e nient'altro deve esistere.
e prima di camminare, di iniziare la mia passeggiata, devo avere la sensazione che posso fare questa passeggiata senza alcun danno. E quindi inizio con questa convinzione e ce la faccio veramente. E dagli studi sul potenziale umano che io ho condotto, so e sento che qualcosa avviene a livello del corpo e che mi fornisce una protezione. Non so a livello chimico, a livello fisico, non lo so, però sento e non ho alcuna ombra di dubbio sul fatto che ce la farò. Senta una cosa, professore, lei ha parlato prima di questi rituali nel corso dei quali vengono eseguite queste passeggiate sul fuoco. La differenza con l'esperimento compiuto dalla Rissa mi sembra consistere soprattutto in questo, che nei rituali di cui lei parlava la passeggiata avveniva all'interno appunto di cerimonie religiose in determinate atmosfere particolarmente cariche, mistiche, eccetera. Mentre qui tutto è avvenuto nella maniera più semplice, disimpegnata, con una meditazione minima di pochi secondi. Ecco, qui forse... Sì, ci sarebbero da dire molte cose. C'è di comune alle cose documentate largamente dall'etnologia il fatto che c'è l'inibizione del dolore, ma c'è soprattutto il fatto che a quella temperatura normalmente qualsiasi sostanza biologica brucia. E questo è comune. La differenza appunto è che manca questo supporto. Però direi dal punto di vista antropologico quello che interessa è proprio l'analisi di quelle che noi chiamiamo le tecniche del corpo. Ogni civiltà ha selezionato e addestrato certe potenzialità del corpo umano, l'Occidente ne ha perse molte, ne ha conservate altre e sviluppate. Professore, continuiamo a vedere il replay della camminata sui carboni ardenti e io approfitto per interromperla per chiederle che tipo di studi farebbe lei con la Rissa Wilenskaya, che appunto ha dimostrato di essere capace di fare una cosa del genere. Ma, cosa dovrebbe fare uno scienziato secondo lei? Lo dica lei. Abbiamo visto che c'è una larga documentazione, abbiamo rivisto che si può camminare sul fuoco. Quello che dovrebbe fare uno scienziato, secondo me, è innanzitutto accertare l'accertamento e poi soprattutto non scandalizzarsi se la realtà non va secondo certe previsioni. Quello che mi meraviglia poi in certi miei colleghi, vedo dalla stampa, dalle reazioni anche a questa trasmissione, è quest'area di scandalo. Qualcuno vorrebbe addirittura che non se ne parli, qualcuno vorrebbe una nuova censura, siamo dimenticati di Galilei. Tutte le volte che un nuovo campo di ricerca si affaccia c'è qualcuno che grida lo scandalo. In realtà l'unica cosa che occorre fare è proprio per evitare che il dominio di questi processi venga lasciato ai ciarlatani, venga utilizzato per nuovi razionalismi di massa, e intervenire come scienziati, e cioè studiare il fenomeno, accertarne la realtà e tentare un'interpretazione. Ha una proposta concreta? Io faccio una proposta. Io vorrei invitare la Rissa a Perugia. Io credo che i miei colleghi dell'Istituto di Antropologia, forse qualcuno sta anche ascoltando, siano d'accordo. Potremmo organizzare un esperimento. Io credo che la prima cosa da fare, non dico per interpretare il fenomeno, per capire perlomeno come va, è applicare un misuratore di temperatura sottocutaneo ai piedi di Larissa. Grazie professore, io volevo chiedere alla signora Wilenskaya se accetta questo invito di andare a Perugia per essere studiata. Con grande piacere. Allora, con molto piacere, allora si rivedranno la signora Wilenskaya e il professor Seppilli a Perugia. Abbiamo visto insieme questa passeggiata molto poco raccomandabile, che non è il caso che nessuno di noi tenti per conto suo in qualunque altra situazione. Grazie molte alla Rissa Wilenskaya, grazie al professor Seppilli e grazie a Paola Giovetti. E mentre i nostri ospiti si preparano ad andare via, è arrivato il momento, purtroppo come sempre, un po' di corsa dell'esperimento finale con voi che siete a casa. Tentiamo ancora una volta una trasmissione telepatica con voi che ci seguite attraverso il televisore e ovviamente con il nostro pubblico qui al Fiera 1. Questa volta l'oggetto della trasmissione telepatica che verrà tentata da una nostra ospite è un profumo, è un odore. Abbiamo invitato una signora francese che vive però a Milano da 20 anni, dove si occupa anche di yoga. Si tratta di Evelyne Dissot. Ah,
Buonasera, benvenuta. Allora, io ho raccontato ai nostri amici che lei si occupa anche di yoga. Ci può spiegare, purtroppo rapidamente, perché avendo poteri paranormali, come lei ci ha detto, si è occupata anche di yoga, di questa disciplina psicofisica di origine indiana? È perché appunto, volendo capire cosa mi succedeva, ho cercato di studiare diverse vie per chiarire le cose. E solo lo yoga mi ha dato proprio la risposta. È stato per me uno strumento molto valido, molto importante, per incanalare queste facoltà. Tant'è vero che adesso lei ha addirittura aperto un centro dove insegna yoga. Non possiamo fare purtroppo questo discorso che sarebbe molto interessante. È il momento di tentare di trasmettere, come lei ci ha detto, forse di poter fare, un odore, un profumo che emana da un qualcosa nascosto in una scatola qui nel Fiera 1. E vi prego di telefonarci come sempre subito dopo allo 02 di Milano 85005 per dirci se il messaggio telepatico che la signora Dissot sta per inviarvi è arrivato al destinatario. Seguite come sempre le sue istruzioni, io aspetto fra il pubblico le vostre telefonate. Sarà un po' difficile perché la telepatia su un odore non è quella fatta come per un disegno, quindi vi chiederò la massima concentrazione e soprattutto di tener conto delle vostre prime sensazioni, che siano un'immagine, una parola, qualsiasi cosa va bene. Adesso siete seduti molto comodamente. Mettete le mani sulle ginocchia, il palmo rivolto verso l'alto. State molto bene, molto rilassati. Chiudete gli occhi ed ascoltate solo la mia voce, seguito solo la mia voce. La vostra mente è completamente vuota. Vi sentite molto bene. Adesso vi concentrate sulle terminazioni nervose che si trovano nel vostro naso. Avrete un modo di respirare diverso, e cioè sentirete proprio questo fenomeno: quando si inspira un odore o un profumo, l'aria passa in una parte speciale del naso. Quindi concentratevi bene e io nel frattempo vi trasmetto questo odore. Respirate bene. Ecco, la prima sensazione che voi avete percepita è quella giusta. Adesso ci telefonate per dircela. Eh sì, speriamo che queste telefonate arrivino rapidamente. Vi ricordo lo 02 85005. C'è uno scatolone al centro dello studio di Misterò che contiene qualche cosa che emana un forte profumo, un forte odore. Vediamo se è arrivato questa sensazione olfattiva a qualcuno del nostro studio. Signora, ci dica subito lei. Fumo. Fumo. Non sarà il fumo del carbone su cui ha camminato la signora Vilenskaya. Andiamo ancora un po' più su, cerchiamo un'altra signora. È seduta qui, signora. Incenso. Incenso. Ci dicono incenso, qualcosa sempre che ha a che fare con roba che brucia. Signora, lei? Origano. Origano, la signora invece è andata in cucina. Vediamo da quest'altra parte, lei? Niente. Nulla in assoluto. Nulla. Ma lei per caso è raffreddato? Forse non, ecco, lo so. Forse il motivo è questo. Arrivano le telefonate, allora bisogna andare a prenderle, a riceverle. Ci fosse una volta che non andiamo di corsa, scusateci, ma cerchiamo di farvi vedere sempre molte cose. Pronto? Buonasera. Signora, buonasera, da dove chiama? Da Cavenago Brianza. Che cosa, che odore ha provato? Ma uno strano odore di lavanda. Di lavanda. La ringrazio, sentiamo qualche altra persona mentre mancano un paio di minuti alla fine del programma. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, da dove ci chiama? Buonasera, da Milano. Da Milano, che odore ha avvertito? Odore di zolfo. Di zolfo? Sì. Guardi che noi qui non abbiamo mai fatto, la ringrazio comunque. Vediamo ancora. Pronto? Pronto. Signora, buonasera, da dove mi chiama? Da Roma. Da Roma, lei che tipo di odore ha avvertito? Saponetta, come di lavanda. Di lavanda anche lei, come la signora lì nel pubblico. Vediamo un'ultima telefonata. Me la passate per favore, un'ultima telefonata prima di chiudere la trasmissione di oggi e vedere che cosa contiene la scatola misteriosa. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera signora. Buonasera, senta, io percepito immediatamente un odore di resina, di pino. Signora, ma questo deve essere il fumo del legno che noi abbiamo bruciato per far camminare la signora Vilenskaya. La ringrazio molto di aver partecipato. Scusi se ho scherzato. Vediamo allora insieme che cosa conteneva il nostro scatolone. Continua a suonare il telefono, chissà se c'era qualcuno che aveva avvertito altri odori.
Pronti per aprirlo? La regista dell'Artesi mi farà, spero, un primo piano sul nostro scatolone. Lo apro subito. Era un sacco di caffè. Purtroppo questa volta nessuno ha avvertito in studio o a casa il contenuto di questo sacco. Io, accanto a questo sacco di caffè che dovrebbe staccarsi e non si stacca, vi saluto, vi ringrazio per averci seguito in questa puntata incandescente a base di carbone ardente. Abbiamo visto insieme questa camminata della signora Vilenskaya, abbiamo ascoltato altre testimonianze, vi abbiamo fatto ascoltare dei pareri su alcune cose. Lasciamo come sempre a voi di spiegarvi che cosa avete visto, le cose cui avete assistito. Grazie, appuntamento a giovedì prossimo per la settima puntata di Mister O.